when you lay down by my side. Perché insomma ci avete riempito il cuore vedendo tanta gente questa sera. Diamo la parola naturalmente al padrone di casa, il sindaco Zaccheo, che è qui presente in prima fila insieme alla dottoressa De Donatis e al direttore del Dipartimento di Salute Mentale, il dottore Serafino De Giorgi, che ringraziamo vivamente per la partecipazione. Io vi invito a venire sul palco giusto per spendere due parole per quanto riguarda questa iniziativa. Questa iniziativa nasce dal laboratorio pedagogico che nasce già dal 2009, questo laboratorio poi ha dato vita ad un progetto che si chiama Fiori di Carta. Questo progetto ha dato vita a un cortometraggio, noi ci siamo un po' esibiti come attori insieme ai ragazzi e abbiamo dato vita a questo film che tra poco vedrete. Ringraziamo naturalmente tutte le persone che si sono messe, diciamo, hanno creato le condizioni e la loro disponibilità insomma per realizzare questo cortometraggio. Manca ancora qualcuno, ma dopo nella tavola rotonda saranno invitati, quindi potete sentire anche quali sono state le loro esperienze. Intanto vi invito, direttore e signor sindaco, prego, a venire sul palco il sindaco Zaccheo. Buonasera, benvenuti a questa iniziativa che è particolarmente importante e bella. Io ho avuto già la fortuna di essere presente ad un'iniziativa del genere appena diventato sindaco e arrivai alla proiezione del lungometraggio che voi vedrete fra poco con l'occhio disinformato ed ingenuo, se volete. E le parole che dissi rispecchiavano un'emozione, l'emozione del momento, perché questa è un'iniziativa che emoziona, questa è un'iniziativa portata avanti con tenacia, con competenza, dagli amici del centro diurno di Campi di Lequiri e della cooperativa, dell'assessorato di Campi, e io devo ringraziare il mio assessore, la signora De Donatis, per la passione, la dedizione e la competenza con cui svolge il suo compito pubblico. Poi ci abbiamo riflettuto nel corso dei mesi, perché poi abbiamo voluto fare una conoscere direttamente questa realtà, abbiamo fatto visita agli ospiti, ai nostri ospiti del centro diurno di Campi e siamo rimasti ammirati, ammirati. Voi comprendete che a questo punto l'emozione non c'entra più, deve intervenire una riflessione, addirittura direi una riflessione fredda, perché queste persone costituiscono una umanità viva, attiva, positiva, e questo in qualche modo sconvolge il nostro modo di pensare e noi ci impigriamo spesso, tendiamo ad assecondare una corrente senza, come dire, nessun malanimo, siamo persone per bene, ma quando ci aprono gli occhi su realtà differenti da quelle alle quali siamo abituati, ci viene un moto di come dire, una specie di resistenza. Io ci ho riflettuto, quindi questo film, per chi è in grado di farlo, questo lungometraggio, dovrebbe essere visto con distacco, con disincanto. Io sono entrato proprio quando stavano proiettando quella parte riguardante quel gruppo di automobilisti. Avete visto qualche film americano dove gli automobilisti così vestiti di solito lasciano presagire e temere
altre cose. Ecco, questo lungometraggio che ci toglie le lenti deformanti con cui noi spesso guardiamo la realtà, ci obbliga a liberarci da comodi pregiudizi, pigrizie appunto, disinformazioni, e ci fa scoprire un altro lato, che la nostra esistenza cosiddetta normale non ci fa scoprire. Occorre un'esperienza altra per aprirci gli occhi, perché spesso la nostra esperienza della realtà è un'esperienza di routine. Queste persone ci hanno reso questo favore, quello di cercare di scuoterci dalla nostra indolenza e dalla comodità di un certo modo di pensare, e di farci vedere l'altro aspetto della realtà. E non è una realtà che ci impaurisce, è una realtà che ci arricchisce. Quindi pensate quello che noi perdiamo o rischieremmo di perdere se non ci fosse anche quest'altra umanità. E quindi noi dobbiamo dire grazie a queste persone. Sono loro che si concedono a noi. Credo che debbano essere loro a guardare spesso con una certa sufficienza il nostro modo di pensare e di vedere, perché ci consentono di godere di una cosa bella, della quale da persone tra virgolette normali rischieremmo di essere privi. E la cosa bella è che l'umanità, la vita, conserva questi lati positivi che dobbiamo valorizzare, che il pregiudizio è un freno alla crescita umana e civile, che lo stare insieme con occhio libero è un modo per crescere tutti quanti. E io lo dico adesso con freddezza, non con emozione. Io sento già di dover qualcosa a queste persone, più di qualcosa, perché mi hanno costretto, mi costringono col loro esempio, appunto, a guardare con meno, come dire, con meno pigrizia, con meno pregiudizio, e di valorizzare le cose alle quali io, persona normale, non sono abituato a pensare. Ecco, allora io direi che questa sera, alla fine della visione del cortometraggio, tutti quanti noi dovremmo dire a queste persone grazie per quello che avete fatto per noi. Noi intanto ringraziamo veramente un sindaco, l'avete potuto capire tutti quanti, singolare, perché è veramente una persona speciale, non lo dico perché è qui, ma è veramente quello che crediamo noi che abbiamo avuto modo, insomma, di averlo vicino nelle nostre iniziative. Il direttore, dottore Serafino De Giorgi, prego. Grazie. Siccome siete venuti qui per vedere il film, perché di questo si tratta, dirò solo due parole per ringraziare innanzitutto il sindaco e l'assessore di questa città, che io ho scoperto avere una piazza meravigliosa. Sono venuto innumerevoli volte qui a Camma, però non saprei neanche dire quante decine e decine di volte, ma non avevo mai visto questa piazza meravigliosa, né tantomeno queste sale, quindi già questo è un motivo importante per ringraziarvi. Noi ormai da anni ci stiamo muovendo su alcune direttrici che vanno molto al di là dei luoghi comuni, delle solite parole di circostanza, di quelli che sono gli elementi classici che vengono tirati in ballo quando ci sono manifestazioni di questo tipo. Ecco, questa non è una manifestazione di quel tipo, questa è una manifestazione in cui l'arte, la creatività e anche la tecnica, perché qui ormai tutti hanno palmari, iPad, Mac accesi, quindi si tratta di tecnologia avanzata, e anche questo corto lungometraggio è un esempio di tecnologia avanzata. Bene, questo sfada ogni luogo comune. Noi ormai da anni ci stiamo muovendo appunto su questi registri, che sono registri molto evoluti,
Due mesi fa abbiamo avuto quella meravigliosa manifestazione che è stata fuori traccia, e questa mi sembra una naturale prosecuzione sia per la bellezza del luogo sia per la partecipazione. Io vedo molte persone che conosco, ma vedo moltissime persone che non conosco, quindi immagino che ci sia proprio un rapporto forte tra i cittadini di questa comunità e le strutture sanitarie, in cui provvisoriamente vengono accolte delle persone che attraversano un momento di difficoltà, di disagio, se non di vera e propria malattia, di cui non c'è nulla di cui vergognarsi e non c'è nulla di cui dire in termini di diversità o non normalità o addirittura di alienità. Quindi l'abbiamo già superati, non ne parliamo più di queste cose. Il direttore generale, il dottore Gorgoni, avrebbe voluto essere presente qui e avrete occasione di incontrarlo, perché è molto sensibile, io credo, sia per la sua formazione sia anche per la sua età, fortunatamente molto giovane rispetto ad alcuni di noi, e quindi è molto, molto sensibile, molto legato a queste forme di comunicazione e anche a queste nuovi modi di lavorare all'interno della salute mentale. Quindi sicuramente avremo altre occasioni per incontrarlo, vi porto i suoi saluti, ma purtroppo diciamo, il tempo a disposizione per organizzare la sua agenda non è stato tantissimo. Che dire, io ormai quando vengo a Campi e vedo tutto quello che si fa nel centro diurno, ma da poco anche nella comunità residenziale e nel centro di salute mentale, in questo collegamento perfetto con il centro di salute mentale di Lecce, L'Equile e San Cesario, quindi ringrazio Tiziana De Donatis e Paolo Calò che rappresentano un po' le direzioni di queste due grosse strutture. Bene, noi portiamo fuori questi modelli di assistenza, ve lo posso dire senza falsa modestia, su queste cose noi ce la giochiamo a livello nazionale, sia per la bellezza delle cose che facciamo, e questo è un dato importante, ma anche e soprattutto perché andiamo a misurare quelli che sono i risultati di queste cose che facciamo, quindi non solo estetica, ma anche cose concrete, anche risultati concreti, che sono poi le cose che più ci interessano. Io mi porto un pochino avanti per concludere, e già vi sto ringraziando, vi stiamo ringraziando a nome della Direzione Generale, del Dipartimento e di tutte le persone che frequentano i nostri servizi per quello che faremo ancora su Campi, e quindi per quel bel progetto di cui non voglio dire nulla, perché è un progetto che ancora è solo nella mente di tutte le persone che frequentano i nostri servizi, degli operatori dei servizi, e fra pochi giorni sarà anche nella mente del direttore generale, e quindi vi prego, voi che rappresentate le istituzioni, di fare ogni diciamo, intervento per supportare questo progetto che noi condividiamo e in cui crediamo moltissimo. Anche questo sarà un progetto innovativo che dimostrerà come, se posso fare un accento proprio molto molto limitato, Campi nel tempo sta dimostrando di non aver perduto nulla, ma sta guadagnando molto in termini di servizi sanitari di qualità. Non so se lo posso dire, non so neanche se siete d'accordo, però insomma Campi adesso ha una grossa struttura da un punto di vista dell'assistenza psichiatrica sotto tutti i profili, residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare, e si sta attrezzando per fare tanto altro. Quindi io non sono un politico, però mi piace anche pensare che non si possa fare sanità se non c'è uno stretto rapporto con le istituzioni e la politica, diciamo, nobile con le istituzioni e con quello che noi rappresentiamo, credo che abbia un forte interesse a continuare a lavorare. Grazie a tutti per essere qui e buon divertimento, perché di questo si tratta. Grazie direttore, è stato sempre un precursore, ha sostenuto le nostre iniziative, noi lo conosciamo bene. Ringraziamo anche noi la dottoressa De Donatis e la dottoressa Calò, perché insomma quotidianamente sono loro poi che ci supportano in tutte le nostre cose e in tutte le nostre difficoltà. Io vedo anche il dottore Caroprete, che dopo insomma presenteremo come Caroprese, mi hanno corretto, scusi, e Luigi Priore, insomma tutti gli amici. So che verrà tra poco anche Whisper, no? Sta arrivando, mi hanno detto, quindi siamo lieti, insomma, perché lui, forse il nostro film non
non l'ha ancora visto e quindi vogliamo anche il suo parere. Quindi iniziamo con un trailer del film che andrà in onda subito di circa un minuto e poi dopo ci sarà questo nostro cortometraggio. Grazie a voi per la vostra attenzione. Buonasera. Chiedo scusa, in realtà questo che tra un poco vedremo è un promo trailer nuovo, nuovissimo, non è il solito, perché diciamo, ha come colonna sonora le musiche che è un famoso musicista che si chiama Tony Carnevale, mi inquadro, sarò pure inquadrato, e ha messo a disposizione appunto di Fiori di Carta gratuitamente. Spero che non vi annoi, ma lo facciamo anche per consentire ad Edoardo Whisper, che sta per arrivare veramente a partire da più, di essere dall'inizio del film. 4 minuti e 50 di pazienza, grazie. Liberate le vostre idee, fantasie, sogni, progetti e pensieri. Migliorerete ciò che vi circonda, le persone e voi stessi. Ricucite le vene strappate dall'ignoranza, le farete gonfiare dal vento dell'entusiasmo. Riparate le falle e riprendete a navigare, percorrendo rotte inesplorate, alla ricerca di nuove terre, culture, persone. Forse stanchi, ma non vinti.
Vi lasciamo alla visione completa del nostro... Insomma, anche lei, signor regista Whisper, se vuole dire qualcosa, noi siamo curiosi di avere un parere, almeno anche presenti, se lei gradisce venire, siamo lieti insomma di vedere anche il punto di vista così, noi sappiamo che ci siamo improvvisati un po' come attori, come registi, però un parere, se lei viene a esprimere così, in maniera pubblica, quelle che sono state le sue impressioni, ci fa molto piacere, grazie. Tanto, salve, buonasera. Sono molto colpito dal film, allora, e poi non sapevo di dover dire qualcosa. Comunque no, sono molto impressionato. Intanto è un film generoso e il valore è un valore artistico e anche sociale, no? Di coinvolgimento. E ho scoperto che i ragazzi sono intanto molto più bravi di me come attori, quello è sicuro. Io faccio il regista e appena sto di fronte alla macchina presa mi agito moltissimo. E poi sono complimenti per la sceneggiatura, perché è un viaggio iniziatico, no? E secondo me questo è un film che potrebbe andare benissimo anche, potrebbe essere visto in tante scuole, potrebbe essere visto in tanti posti nel Salento, come dimostrazione di come sia importante la vita in comune, la collaborazione tra persone, e siamo tutti in qualche maniera disabili, no? Io sono molto disabile appunto come attore e invece alcuni ragazzi sono molto più bravi, molto più spontanei. Ci sono degli attori che mi sono piaciuti moltissimo, il ragazzo con il ragazzo, forse è stato un ragazzone con i baffi, Vito, Vito. Il nostro idolo, ecco. È bravissimo. Ho sempre pensato, me lo sono segnato come caratterista in qualche lavoro che faccio io. E poi complimenti, perché comunque è un film ambizioso. Io pensavo di vedere un cortometraggio, invece è un lungometraggio. Il linguaggio è abbastanza rigoroso, ogni tanto avete scavalcato l'asse, ogni tanto così, però mi ricordo come l'avete fatto così. Quindi va benissimo. La tecnica era buona la prima, più o meno, no? Ho visto. Praticamente sì. Sì, ma c'erano... Gli erano questi poi. Sì, ho visto. Poi era divertente. C'erano citazioni da western all'italiana, c'erano citazioni da Easy Rider. Easy Rider, infatti. Tutto il Peppino a Milano. Tutto il Peppino a Milano. No, era divertente. Comunque, la cosa principale per un film è non annoiare. Questo è quello, sicuramente. Io mi sono divertito moltissimo, infatti poi ogni tanto chiedevo a Luca, ma anche questo, chiedo di informazioni. Quindi complimenti ai registi e soprattutto complimenti agli attori e anche per tutta l'operazione. Grazie. Noi facciamo i complimenti a voi per la disponibilità dimostrata in tutte le occasioni in cui l'abbiamo insomma invitato. Grazie ancora veramente da parte di tutti i ragazzi e da parte di tutti quanti noi. Noi ringraziamo naturalmente tutte le persone che sono qui, che hanno partecipato, Fausto Cino, la dottoressa Vigilante, e vogliamo naturalmente invitarvi, Enzo Caroprete, se vuole venire anche sul palco, così facciamo questa tavola rotonda sul laboratorio di benessere. Prego. Prego anche lei, dottoressa Vigilante. Sì, la dottoressa Paola Calone naturalmente è invitata anche lei a partecipare alla nostra tavola rotonda. Vabbè, io lo davo per scontato perché lei è una di noi, quindi mi aspettavo. Dottoressa Donatis, anche lei se vuole venire, ci fa piacere. E niente, il microfono è a vostra disposizione, possiamo iniziare. Ringraziamo ancora una volta il sindaco Zacheo. Prego, dottoressa Vigilante, si accomodi. Allora, da chi iniziamo? Luca Spagnolo, presidente dell'associazione.
Nuove Speranze, prego. Non mi è facile parlare, il film l'ho visto diverse volte in fase di montaggio, però ogni volta non riesco a trattenere lacrime di emozione, perché nonostante tutto le emozioni sono quelle che restano, non c'è qualcosa che si impara a memoria, non c'è un momento che si impara a memoria e che non ti colpisce più alla gola o allo stomaco. E ci sono delle espressioni, delle frasi, dei momenti che nonostante tutto, anche se so che stanno per accadere, anche se so che sono lì dietro l'angolo e non sono una sorpresa, ma lo stesso riescono a prendermi, quindi non mi dilungo perché mi è difficile parlare, essere tecnico, cercare di essere in qualche modo prolisso dopo la visione del film. Sono contento di vedere la sala piena, questo perché significa che questo messaggio sta circolando, significa che stiamo riuscendo a riscuotere, a suscitare curiosità e attenzione intorno a questo che stiamo facendo e quindi un senso c'è, come diceva la canzone. Sono contento che ci sia Edoardo e tutti gli altri attori, personaggi, amici che ci hanno accompagnato, ma sono contento perché non sono state collaborazioni professionali da un punto di vista stretto. Sono persone, noi durante il nostro percorso di interviste abbiamo incontrato diverse persone e personaggi e se solo alcuni ci sono sul film c'è una ragione, perché sono quei personaggi che poi sono entrati a far parte della famiglia di Fiori Carta, sono quei personaggi che ci hanno accolto non semplicemente per l'intervista, non semplicemente perché era un'altra vetrina in cui esporsi, ma perché ci hanno compreso, ci hanno abbracciato. Ed è questa la cosa bella, per cui avere oggi il cast al completo, Luigi, Enzo, Edoardo e tutte le altre persone che mi sfuggono ma che sono qui, è bello, è importante. La cosa bella è che con Edoardo non lo conoscevo, siamo tramite un contatto così personale, siamo riusciti a contattarlo, ma la cosa bella è che alla fine la semplicità e l'affetto con cui ci ha accolto, quasi come se fossimo noi a fare un favore a lui, è la cosa più bella che mi è rimasta di questo percorso e vorrei ringraziarti, se mi permetti. Il progetto Fiori di Carta già l'abbiamo anticipato e poi ne avete visto attraverso il film, per cui non mi dilungo ancora a citarne, a parlarne, se volete scoprirlo c'è un sito, c'è la nostra redazione, quindi vi lascio anche la curiosità di farlo attraverso poi quello chiaramente facciamo di là delle parole. Detto questo, ecco, mi piacerebbe che fossero i protagonisti a parlare, i ragazzi, le persone che hanno già del film, tutte quelle persone che non sono qui per una forma di ritrosia o perché c'è sempre chi è fortunato a prendere la platea, ma siamo in tanti a lavorare in questo progetto, tante persone che operano dietro le quinte, che io rappresento, ma che vorrei insomma anche ricordare gli operatori dei centri diurni, gli operatori dei CSM, dottoressa Donati, dottor De Giorgi, tutti quelli che ci hanno supportato, che ci hanno messo la faccia sul film, ma che hanno anche da dietro le quinte ci hanno messo il corpo e l'anima per fare in modo che questo progetto andasse avanti. Ed è a loro che vorrei fosse fatto un applauso importante. Grazie Luca, io vorrei anche un intervento della dottoressa Calò che abbiamo così per motivi logistici appartato, ma può venire perché insomma lei tutti i giorni è naturalmente una sostenitrice. Prego dottoressa. Sì, mi è piaciuto quando sono arrivata a Campi, ho chiesto un po' alla redazione di Fiori di Carta quale fosse lo spirito e quale fosse un po' il contenuto di questo percorso che era già stato appunto cominciato dalla redazione e mi hanno parlato di questa suggestione che era venuto loro, se non sbaglio, per la traccia di un esame di maturità che era la prefazione appunto dell'infinito viaggiare di Magris e questo un po' aveva ispirato, diciamo, il tema del viaggio aveva ispirato un po' la realizzazione di questo video. Quello che mi ha colpito molto nell'idea di questo viaggio è un po' anche il percorso che insomma io mi sono poi affiancata a loro e ho cominciato a fare assieme a loro. L'idea di un viaggio come appunto come dice Magris, no? Un po' come una
l'attraversamento di un confine, l'attraversamento di un confine che poi ti porta da qualche altra parte. E l'idea bella è quella dell'idea di un confine che non è un confine statico, ma che è un confine permeabile, no? Lui parla un po' di quella che è la sua esperienza personale, della sua Trieste, di alcuni territori, più o meno contemporaneo, che a un certo punto lui si ritrova dopo la guerra da un'altra parte, no? Quelli della Jugoslavia, che poi da essere sé diventano altro da sé. E la cosa bella appunto di questi confini che diventano perfettamente attraversabili, il suo monito, quello delle per le nuove generazioni, è proprio quello di non farsi irrigidire poi da quelle che sono le barriere, perché sono tali. Un'esperienza bellissima nella proiezione appunto di questo video, è un po' che mi richiama, no, appunto l'interesse per i giovani, è stata quella che noi abbiamo fatto alla Città del Libro, no, dove abbiamo, grazie appunto al sindaco Zaccheo, grazie all'assessore Donatis, abbiamo avuto l'opportunità di presentare questo lungometraggio anche alle scuole superiori, e lì mi colpiva appunto quello che poteva essere il loro interesse poi per questo tipo di viaggio, che significa anche per le nuove generazioni anche l'opportunità di conoscere, l'opportunità di un'apertura verso la salute mentale, ma anche di un'apertura mentale. Sappiamo qual è il senso di queste manifestazioni, secondo me il vero senso è quello proprio di abbattere lo stigma, perché noi sappiamo nel momento in cui noi abbassiamo le barriere e abbassiamo lo stigma nei confronti del disagio psichico, in qualche modo aiutiamo anche le persone ad avvicinarsi a noi e quindi probabilmente anche ad avere un futuro migliore. Ultima nota su questo viaggio, il viaggio verso le nuove tecnologie, no? Il filmato lo ha illustrato. Volevo dire alla redazione appunto di Fiori di Carta che è uno dei pochissimi siti, appunto fioridicarta.org, sono solamente due i siti che sono in link con il sito della direzione generale della nostra ASL, perché appunto è un blog, è un sito bello, è un sito interattivo, e questo è piaciuto molto, no? E questo ci dà un po' il senso della bontà del nostro lavoro, andare appunto verso le nuove tecnologie, come diceva appunto Roberto, con un senso anche etico profondo. Io non ho altro da dire, perché ripeto, penso che possiate parlare voi meglio di me. Grazie veramente per l'impegno quotidiano che ci mette, veramente con tanto entusiasmo. Io vorrei anche un parere, una persona che qui è ormai di casa, naturalmente siamo a Campi, siamo nel suo territorio, però per noi, oltre che all'assessore ai servizi sociali, è un'amica, ma diciamo così perché veramente non è in questa situazione che si è avvicinata a noi, lo è stato da sempre, è nostra amica, è nostra sostenitrice da non so ormai 15 anni, non so, saranno tanti, no? Più o meno, quindi per noi veramente una di famiglia. Però vorrete sapere appunto l'impressione che ha avuto di questo nuovo lavoro, di questa nuova avventura. Prego. Grazie Marcello. È la terza volta che io vedo questo film e non vi nascondo che sempre, ogni volta, riscopro delle cose che mi colpiscono in modo particolare, che non avevo notato, che magari mi lasciano qualcosa in più, e ogni volta mi emoziono profondamente. Mi dispiace sindaco, io non riesco, come dicevi tu all'inizio, a vederla in maniera asettica, diciamo, no, tra virgolette. Mi emoziono sempre, come mi sono sempre emozionato ogni volta che abbiamo, come dire, collaborato, fatto qualcosa insieme. Io ricordo tanti momenti, tante esperienze che abbiamo condiviso con i ragazzi e con gli operatori. Devo dire che se vado indietro con la mente alla mia esperienza politica, è stata sempre, come dire, costellata, segnata da momenti di grande partecipazione, di grande emozione, perché io poi alla fine ritengo che fare politiche sociali, io, come dire, ormai forse per una forma quasi di appartenenza a questa delega, faccio ormai questo da quasi 20 anni, fare politiche sociali vuol dire porsi più che in posizione apicale rispetto a certe situazioni, in posizione di ascolto,
con una buona dose di umiltà, perché io ritengo, e ho provato anche a far filtrare questo messaggio ai miei colleghi dell'ambito, agli altri comuni che collaborano insieme a noi, in modo particolare in certi settori non siamo noi quelli che possono dettare le linee guida, particolarmente in quest'area molto delicata, diciamo, della salute mentale, della riabilitazione, dell'inclusione sociale. Dobbiamo probabilmente fare un passo indietro e metterci in posizione di ascolto e offrire il massimo della collaborazione possibile. Quello abbiamo tentato di fare nel corso degli anni, e ancora di più in questa fase nella quale sono in cantiere molti progetti belli, a cui accennava anche il dottore De Giorgi, che ci vedono assolutamente entusiasti, perché sono, secondo me, le nuove frontiere delle politiche sociali, un modo nuovo di approcciare a queste problematiche, un modo per essere presenti, per essere fattivamente e concretamente utili, ma guardando in maniera un attimo più aperta, più moderna, diciamo, queste problematiche. Comunicazione e benessere, è evidente che diciamo, è un tema che richiederebbe un approfondimento molto corposo e lungo. È evidente che non abbiamo tempo per farlo in maniera scientifica. Io ritengo però che il ruolo a cui l'ente locale, per esempio, è chiamato è proprio questo: provare ad abbattere, no, quel muro di diffidenza, a volte di indifferenza, anche un po' di paura di approcciarsi al mondo della salute mentale. C'è tanto pregiudizio, ci sono tante incrostazioni, consentitemi il termine, c'è un non sapersi relazionare. A volte le persone hanno difficoltà a relazionarsi con le cose che non conoscono, o che conoscono solo in un determinato modo. Io negli anni ho imparato ad avvicinarmi a questa realtà, devo dire in maniera molto riservata e molto in punta di piedi, e ad apprezzarla, ad entrare in sintonia e a capire che c'è un mondo che noi conosciamo davvero poco e che non sappiamo spesso valorizzare. Io sento di dover dire grazie a chi lavora quotidianamente, sia nei centri diurni, nel dipartimento, perché il loro è un lavoro assolutamente fondamentale, un lavoro come dire, ricco di competenze. Quando qualche collega in un tavolo di coordinamento politico osservava che magari gli enti locali dovrebbero trattenere per sé una parte di progettazione, eccetera, io ho risposto che non abbiamo le competenze specifiche e che dobbiamo avere l'umiltà di riconoscere quelle degli altri e di offrire soltanto il nostro appoggio e la nostra collaborazione. Questo sarà sempre, sia nel progetto che sta per partire, che abbiamo già deliberato in coordinamento, quindi noi siamo già pronti, tocca a voi, sia per tutta una serie di altri percorsi che vogliamo realizzare insieme. Ritengo che questo sia il modo corretto di operare. Spesso la politica non dà una bella immagine di sé, non dà una bella prova di sé. Dobbiamo provare ad essere amministratori in un senso diverso, stando vicini alle esigenze non solo della cittadinanza in senso generale, ma provando ad avere un approccio corretto con le singole problematiche, senza generalizzazioni ed affrontando come dire, ogni specifica questione nella maniera più corretta e più consona. Ribadisco soltanto la grande attenzione che la nostra amministrazione aveva e avrà nei confronti di questo settore importantissimo. Il sindaco una volta mi ha detto una cosa che mi ha molto colpita, mi ha ringraziato per avergli fatto fare un'esperienza quando abbiamo assistito alla prima proiezione del viaggio al MUST. Lo ricordo ancora perché era molto, molto colpito. Ed è una cosa che a me fa molto piacere, perché devo dire che non sempre i politici, tra virgolette, dimostrano questa sensibilità. Io lo sento come un dovere. Grazie.
grazie ancora pubblicamente da parte di tutti i ragazzi che veramente in tutte le occasioni insomma non perdono di mostrarvi la stima, perché siete una persona vera, non perché è politica, ma perché appunto ci crede e perché ci sostiene da anni. Allora, io vorrei anche, se c'è qualche ragazzo, tipo Antonio Martina, se vuoi dire la tua, e poi facciamo anche fare subito un intervento a Enzo Caroprete e Luigi Priore, la vostra esperienza con noi. Prego. Buonasera, non siamo rimasti molti ma ci proviamo subito. Edoardo Visper ha detto che è stato un viaggio per iniziati, molto di più. È stato un viaggio per iniziati, è stato un viaggio per i salentini, è stato un viaggio in cui io facevo volare dei colombi. E beh, se non avessi allevato colombi non avrei mai fatto l'attore. E questo è per me è stato un passo avanti enorme, un'esperienza incredibile. Un'esperienza vissuta in una maniera estremamente forte, e questo per un mio fatto personale. Io sono un anestesista e ho trascorso gran parte della mia vita ospedaliera chiuso in sala operatoria o in centri analoghi. Pensate che le sale operatorie non hanno neanche le finestre, e quando le hanno sono chiuse. Poi un giorno, per un motivo strano, sono uscito dalla sala operatoria, adesso lavoro vicino a Fiori di Carta, e lì è incominciato il mio viaggio. Un viaggio che ha lasciato un certo tipo di medicina e anche un certo tipo di sofferenza, ma mi ha consentito di incontrare la gente. L'anestesista non parla molto con le persone, perché molto spesso le persone non possono parlare con l'anestesista. E io invece ho avuto questa possibilità. Sono uscito, ho incontrato tanta gente, ho incontrato i miei amici di Fiori di Carta, ho rincontrato Rossella, io e Rossella siamo nati nello stesso posto, quindi ci siamo rincontrati, e ho incominciato un viaggio personale che è diverso, è estremamente molto affascinante. Per fare questo viaggio mi hanno aiutato i miei colombi, ma mi hanno aiutato innanzitutto i ragazzi di Fiori di Carta. Quindi sono io che devo ringraziare tutti voi. Buona serata. Grazie Enzo, veramente. Allora, Luigi Priore, e poi salutiamo e vi ringraziamo, insomma c'è qualcuno che deve andare via, e quindi preghiamo di stringere. Grazie. Sarò brevissimo, perché quello che è stato detto è stato detto. In particolare mi accavallo, mi aggiungo al sindaco, che ha pronunciato delle cose della realtà e delle emozioni che sono vere. Pensavo di fare un intervento con loro, che mi hanno chiesto un'intervista, e sarebbe tutto finito lì. No. Per noi pittori, lo ridico ogni tanto, è la ricerca, è la scoperta. E in questi ragazzi io ho trovato un'eleganza interiore, una sensibilità che io definisco ipersensibile. Ho trovato l'educazione, il rispetto per quello che ci circonda, per tutti noi, la semplicità, quella che spesso abbiamo dimenticato. E come il sindaco ha detto prima, mi hanno insegnato qualcosa. Dobbiamo noi essere grati a loro. Ho scoperto un qualcosa che era molto limitrofa alle mie possibilità mentali ed emotive. Sono amici, e questo mi basta. Grazie ancora al sindaco, grazie al direttore Serafino De Giorgi, grazie alla dottoressa Donalis, alla sorella, alla dottoressa Paola Calò e a tutti i presenti per la cordiale attenzione. Ci rivediamo al prossimo appuntamento. No,